Esiste un marchio italiano che tutto il mondo ci invidia. Un marchio che nel corso della sua storia gloriosa è riuscito a sconvolgere paradigmi, ad anticipare tecnologie e a battere sul tempo concorrenti blasonati a colpi di innovazione. Un marchio italiano che aveva meno mezzi e una capacità finanziaria inferiore rispetto ai mostri sacri dell'automobile, ma che riusciva comunque a sconvolgere i suoi avversari, nonostante fossero molto più grandi e potenti. Come? Grazie alle sue invenzioni e alla sua genialità. Questa è la storia di un Davide contro Golia, in una perenne lotta dove l'ingegno italiano prevale sulla forza dei muscoli e del denaro. Ah, e non sto parlando di Ferrari né di Maserati, né tantomeno di Fiat o Alfa Romeo, perché il nome di questo marchio è uno solo: Lancia. Ora però vediamo quali sono i modelli Lancia che hanno consacrato la sua fama per sempre, l'hanno trasformata in leggenda. Sono tantissimi ovviamente, uno più innovativo dell'altro. Io ne ho scelti 10, quelli che per me hanno un valore assoluto, ma tranquilli perché avrei potuto tranquillamente trovarne altri 10, 20 o chissà quanti. Ho deciso quindi di partire dalla Lambda, che viene considerato il primo vero capolavoro di Vincenzo Lancia. E lo capiamo subito perché. Perché è l'auto su cui nasce il moderno, modernissimo concetto di scocca autoportante. La Lambda non ha il telaio a longheroni, come tutte le auto dell'epoca, o come i fuoristrada veri di oggi, come un Wrangler o come una classe G, ma ha un autobody, direbbero gli inglesi, appunto una scocca autoportante. La scocca assolve quindi alla funzione strutturale del vecchio telaio, su cui poi veniva imbullonata una carrozzeria. Qui no, è completamente diverso, un'auto completamente moderna, e pensate che siamo sostanzialmente negli anni 20 del Novecento. Secondo gli archivi, l'idea di creare un'auto non con il classico telaio, ma con una scocca autoportante, a Vincenzo Lancia venne ammirando una nave in navigazione nel mare. Ma non è finita qui, perché la Lancia Lambda è anche la prima auto della storia, almeno così raccontano gli annali, a montare sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote. Già c'erano stati dei tentativi, ma questa è la prima auto di serie a portare questa tecnologia. Vincenzo Lancia non vede l'ora di provare la Lambda, la porta da Torino al Moncenisio e si rende conto insieme al suo collaudatore che è un'auto completamente diversa da guidare, perché ha una tenuta di strada eccezionale, le curve si possono affrontare a una velocità molto più elevata rispetto alle concorrenti, proprio per via della rigidità di questo telaio autoportante. Ma non è finita qui, perché un'altra grandissima innovazione di Vincenzo Lancia di quegli anni è il motore a V. E infatti la Lambda lo monta, in particolare un V4. In realtà il brevetto per il motore a V viene depositato dalla Lancia già il 1 luglio del 1915. I primi prototipi arrivano nel 19 e il motore a V fornirà la base per tutta la futura produzione Lancia. La Lambda viene prodotta dal 22 al 31 in 9 serie e verrà realizzata in 13.000 esemplari, numeri da capogiro per un mercato dell'auto che sostanzialmente all'epoca neanche esisteva. Le Lancia sono appena nate, ma sono già diventate le auto dell'elite di tutto il mondo. E infatti dopo la Lambda ci sarà la di Lambda, l'Artena, la Stura fino all'Aprilia. Vi cito queste auto, soprattutto l'Aprilia, perché sarà l'ultima creatura di Vincenzo prima della sua morte, che avverrà nel 1937. Vincenzo Lancia non ha ancora 56 anni, l'Aprilia non è ancora entrata in produzione, eppure era un'auto assolutamente all'avanguardia ancora una volta. Aveva le camere di scoppio emisferiche, tecnologia che poi rivedremo su tante auto del futuro e anche su auto di oggi come i motori Chrysler, ruote indipendenti, i primi concetti di aerodinamica dati da questa coda molto particolare, ma poco importa. Quello che conta è che siamo solo agli inizi, negli anni 30, ma il prestigio Lancia è già celebre in tutto il mondo. Se vuoi un'auto di lusso, di gran classe, soprattutto un'auto bella da guidare, innovativa, ce n'è solo una e si chiama Lancia. Ma con un volo pindarico saltiamo al 1950, quindi al secondo dopoguerra, siamo al Salone di Torino,
quando arriva l'Aurelia, la seconda auto che ho selezionato per questo documentario. Queste splendide immagini ci mostrano il presidente della Repubblica di allora, Einaudi, in visita al Salone di Torino per ammirare la nuova meravigliosa auto della Lancia, appunto l'Aurelia. È il primo modello che nasce sotto la gestione di Gianni Lancia, il figlio dello scomparso Vincenzo, ma è anche il primo vero nuovo modello, perché lo sapete, con la guerra si era bloccato un po' tutto e le auto che si erano viste subito dopo il conflitto sostanzialmente erano aggiornamenti di progetti concepiti negli anni 30. L'Aurelia invece è qualcosa di completamente diverso, è la prima auto veramente nuova, non è come l'Aprilia o l'Ardea. La prima che viene presentata nel 50 è l'Aurelia B10, quindi la berlina, perché è assolutamente innovativa e lascia il mondo di stucco a bocca aperta? Beh, perché è la prima auto spinta da un motore 6 cilindri a V a 60 gradi. È un 1008 ed è la creatura di un ingegnere assolutamente geniale, Francesco Di Virgilio. C'è un albero di distribuzione unico, un altro dettaglio che lo rende molto particolare, e ha 56 cavalli. Non dovete spaventarvi, ma per l'epoca erano potenze importanti. La scocca anche in questo caso è autoportante, Lancia ha insegnato al mondo a fare le scocche autoportanti, abbandonare i telai separati. Anche qui ci sono le sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote, ma c'è un'altra innovazione eccezionale per gli anni 50, cioè la configurazione transaxle. Tanti ci arriveranno più tardi, ne abbiamo parlato per esempio con Alfa Romeo, Lancia l'aveva già fatta nel 50 con l'Aurelia, quindi abbiamo il cambio con la frizione in blocco col differenziale al posteriore. E questo cosa vuol dire? Che abbiamo più peso dietro al retrotreno e quindi l'auto è più bilanciata, ha una ripartizione dei pesi ottimale. L'impianto frenante è idraulico, dietro troviamo freni a tamburo, ma con una particolarità: sono collocati al centro della vettura subito all'uscita del differenziale, questo per diminuire le masse non sospese. Anche qui una scelta, quella di mettere i freni al centro dell'auto e non sulle ruote, che poi rivedremo in futuro per esempio anche in casa Alfa Romeo. Nel 51 però, un anno dopo, arriva una delle mie auto preferite in assoluto quando si parla di auto d'epoca, che è la B20, l'Aurelia B20, quindi la versione GT, la versione coupé. È un'auto di una bellezza disarmante, io la trovo ancora oggi incredibilmente attuale, incredibilmente affascinante. All'epoca introduce il concetto di Gran Turismo, di GT. Viene pensata per trasportare tre passeggeri sul divanetto anteriore, ma dietro ci sono comunque due piccoli sedili e quindi inventa sostanzialmente la formula del 2 più 2 posti, che poi c'è ancora oggi su tantissime Gran Turismo. La disegna Boano, titolare della Ghia, anche questo un altro orgoglio italiano, ed è un'auto assolutamente elitaria, destinata a pochi, pochissimi fortunati, ma ricevono un boom di ordine alla Lancia, tanto che non riescono a stare dietro alla produzione, c'è troppa richiesta, e quindi si appalta la costruzione di una serie di esemplari alla Viotti. La coupé andava a 160 km orari, pensate cosa voleva dire per l'epoca, con le strade dell'epoca, con le gomme e con i freni di quel momento storico. La GT aveva il motore portato a 2 litri, un rapporto al ponte più lungo e 75 cavalli, per questo riusciva ad avere maggiore velocità. Ma attenzione, perché in un secondo momento il motore 6 cilindri della Lancia, questo gioiellino, venne portato addirittura a 2.4 litri e a erogare 118 cavalli, e quindi l'Aurelia B20 più tarda degli anni successivi arrivava a correre fino a 185 km orari. Pensate che fegato ci voleva per tirare un'Aureliona a questa velocità. E poi non posso citare il modello Spider B24, forse ancora più elegante, ancora più esclusivo, disegnata da Pininfarina, altro gioiello della storia italiana legata all'auto, un modello, la B24, divenuta famosissima per il film Il Sorpasso, che verrà girato all'inizio degli anni 60, quando l'Aurelia non è più in produzione, ma l'auto è talmente bella che il regista decide comunque di utilizzarla. Ma gli anni 50 sono anche gli anni delle corse, delle competizioni per Lancia, ma sono anche degli anni molto controversi. Vediamo perché. Beh, intanto arrivano le vittorie, ne cito una, forse la più bella, nel 1954 Ascari, al volante di una splendida D24, vince la Mille Miglia, quindi Brescia-Roma-Brescia. Poi arrivano i GP con le Formula 1, diciamo, le auto a ruote scoperte. Ascari nel 50
55 al volante di una Lancia D50 in un terribile incidente durante il GP di Monaco finisce in mare. Miracolosamente esce illeso da questo incidente, ma è soltanto qualche giorno dopo è a Monza invitato a provare una Ferrari, inizia a fare dei giri, si deve andare in pausa pranzo, ma Ascari dice no, voglio fare ancora un altro giro. Sarà il suo ultimo giro perché perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e perde la vita. La Lancia rimane talmente sconvolta da questo terribile incidente mortale che decide di abbandonare le corse. Addirittura la scuderia Lancia viene ceduta alla Ferrari e infatti l'anno dopo la D50 è campione del mondo, questa volta marchiata Ferrari, con Fangio. Lancia quindi abbandona le corse, ma sarà soltanto una parentesi. La terza auto che voglio raccontarvi è la Fulvia, in particolare la Fulvia Coupé. Siamo agli inizi degli anni 60, 1963, nasce la Fulvia nel nuovo stabilimento super tecnologico, super bello di Chivasso. Nasce come una berlina, quindi a tre volumi, un'auto non super aggraziata dal punto di vista del design e infatti non sarà fortunatissima dal punto di vista delle vendite. Diventa però leggendaria la variante Coupé che arriva nel 1963. La Fulvia è un'auto che punta sulla trazione anteriore, un'innovazione per quegli anni, non è ovviamente la prima auto a sfruttare questa tecnologia, ma è un'auto che convince tanti clienti sui vantaggi delle auto tutt'avanti. Eh sì, perché sono più sicure, sono più stabili, sono più facili da guidare, da controllare nelle manovre di emergenza. Per dimostrare i vantaggi della trazione anteriore, Lancia si inventa un mitico leggendario viaggio a Capo Nord con la Fulvia, di cui vi proponiamo queste immagini straordinarie. Il motore è ancora V4, V strettissima, e questa è una particolarità di Lancia e della Fulvia, un motore nobile nell'architettura, anche nella distribuzione, perché abbiamo una distribuzione bialbero. La Fulvia è un'auto innovativa, come tutte le Lancia ha 4 freni a disco e siamo negli anni 60. Sentite come i giornalisti dell'epoca, non solo italiani, definivano la Fulvia. Abbiamo recuperato alcune dichiarazioni sensazionali. È una vettura notevole, molto raffinata, come lo sono state tutte le Lancia degli anni recenti. Mi piace la carrozzeria. Nella produzione italiana rappresenta qualcosa di speciale, equivalente alla Rolls Royce. Quanto alle finiture, mi pare che quando si parla di classe Lancia si è detto tutto. Il 1965 non è solo l'anno in cui nasce la Fulvia Coupé, un'auto destinata a rimanere nel cuore di tantissimi appassionati, ma è anche l'anno in cui Lancia rompe gli indugi e ritorna nelle competizioni dopo averle abbandonate in seguito all'incidente mortale di Ascari. Questa volta però si punta sui rally, quindi sulle competizioni non in pista. Nasce il reparto corse Lancia, la squadra corse HF Lancia, un nome che mi fa venire i brividi soltanto a pronunciarlo, e la squadra corse Lancia, capitanata da quel mito, da quel cervello raro che era Cesare Fiorio, nasce la Fulvia Coupé HF. HF, un acronimo High Fidelity, quindi alta fedeltà, destinato poi a spiccare su tantissimi modelli Lancia che ci sono rimasti assolutamente nel cuore. Ci saranno varie versioni della Fulvia Coupé da corsa, la più celebre delle quali è la Fanalone, chiamata così appunto perché aveva i fari interni più grandi di quelli esterni ed era un po' la ciliegina sulla torta del reparto corse Lancia di Cesare Fiorio. Gli uomini del reparto HF riescono a portare il motore a 1.600 e a fargli sputare fuori 160 cavalli, una macchina micidiale che vince tantissime corse. La più famosa conquista resta la vittoria al rally di Monte Carlo nel 1972, anno in cui la Lancia vince anche il Mondiale Rally. Sarà soltanto l'inizio di una carriera straordinaria di Lancia nel mondo dei rally. La quarta Lancia che ho il piacere di raccontarvi oggi ci costringe a tornare indietro di qualche anno, al 1969, un anno chiave per la storia dell'umanità.
che assiste in diretta allo sbarco dell'uomo sulla Luna. È celeberrima la telecronaca del nostro Tito Stagno, mitico. Nello stesso anno, nel 69, un po' dopo lo sbarco sulla Luna, siamo in autunno, anche la Lancia viene sconvolta da un avvenimento storico, epocale. Eh sì, perché viene acquisita dal gruppo Fiat. Tante cose saranno destinate a cambiare di qui in avanti, e lo sappiamo bene, ma per fortuna, almeno per il momento, Fiat continua a consentire alla squadra Corse Lancia di impegnarsi nelle corse. E così la divisione motorsport, diremmo oggi, della Lancia riesce ad avere dalla Fiat il budget per ingegnerizzare, per progettare quella che deve essere l'erede della Fulvia, che ormai è fuori dai giochi. La storia l'ha messa in un angolo perché non è più efficace per competere nei rally. E così nasce una delle auto più sensazionali, non solo della Lancia, non solo dell'Italia, ma dell'intero mondo, la Lancia Stratos. E scusate l'emozione, ma è davvero una delle auto più sensazionali, secondo me, mai create, che tutti noi, secondo me, abbiamo nel cuore. L'auto deriva da una concept car, la Stratos Zero, e incredibilmente la versione di serie rimane fedele a questo prototipo, nonostante l'impostazione sia assolutamente estrema, con questo design a cuneo. A proposito di design, perché è così attuale ancora oggi, è così futuristica la Stratos? Perché non l'aveva disegnata mica il primo che passava per la strada, ma la disegna un signore che di nome fa Gandini, che la disegna per Bertone, ma Gandini era il papà di un'altra auto geniale italiana, la Fiat X19, e poi di un'altra meraviglia come la Countach. La Stratos è la prima auto di serie che però viene progettata non per essere venduta sostanzialmente sul mercato, ma per partecipare nei rally. E infatti c'è una versione stradale che deve essere costruita per poter permettere l'omologazione nelle corse, che però arriva nel pieno della crisi petrolifera, quindi all'inizio degli anni 70, e la Stratos di serie è sostanzialmente invendibile. I concessionari non la volevano neanche vedere perché costava una sassata, quasi 11 milioni di lire, una follia per gli anni 70, e poi era assolutamente spartana, aveva finiture discutibili ed era scomodissima. Insomma, era un'auto che veniva acquistata da chi cercava qualcosa di estremo, e quindi ai concessionari usciva un po' fuori dagli occhi questa auto. Ma non viene progettata per raccogliere risultati commerciali questa auto, ma per raccogliere risultati nelle corse, come un po' testimonia questa commovente pubblicità dell'epoca. La sicurezza in frenata e l'accelerazione, ma soprattutto una robustezza di motore, parti meccaniche e struttura indispensabili su percorsi massacranti quali il Rally di Monte Carlo. Lancia, automobili di precisione. Ma andiamo a vedere la meccanica della Stratos. Il motore era centrale trasversale, il prototipo Stratos Zero montava il V4 della Fulvia, ma ben presto i progettisti capiscono che non è sufficiente, quindi riescono ad ottenere incomodato il motore a 6 cilindri della Dino, sostanzialmente dalla Ferrari, un V6 a 65 gradi da 2.5 litri. La versione di serie aveva 190 cavalli, andava a 230 all'ora e scattava da 0 a 100 in 5 secondi, numeri da capogiro per l'epoca. La trazione era ovviamente posteriore, il motore era alle spalle in posizione trasversale, l'abbiamo detto, rispetto ai passeggeri, al guidatore. C'era il differenziale autobloccante posteriore, quindi una meccanica molto nobile. Lo schema sospensivo è davvero originale, perché davanti abbiamo i doppi quadrilateri, quindi una sospensione tipica, classica per le macchine molto sportive ad alte prestazioni. Dietro invece abbiamo il classico MacPherson, quindi una soluzione più semplice ma anche più robusta e più facile da riparare in caso di guasti. E qui vedete un dettaglio che ci fa capire come fosse un'auto in realtà pensata più per le speciali da rally che per la strada. Ovviamente nei rally c'erano molti incidenti, c'erano molti guasti, ed era importante progettare un'auto facile da riparare, come dimostrano i due cofani anteriore e posteriore che si aprivano a 90 gradi e permettevano ai meccanici di intervenire in maniera rapida. Il motore era posizionato molto in alto nell'abitacolo, e questo regalava ai conduttori, si diceva all'epoca, al pilota e al suo navigatore, un abitacolo a dir poco rovente, un forno. Però non era messo così in alto per fare uno scherzone a chi la doveva guidare, ma perché in questo modo non rischiava di aspirare acqua quando bisognava affrontare dei guati. Che auto geniale!
Inizialmente l'auto viene iscritta come gruppo 4 nelle competizioni e potrà essere iscritta nel mitico gruppo 5 soltanto quando verranno venduti 500 esemplari di serie. Questo traguardo Cesare Fioro dichiara di averlo raggiunto molto presto, e quindi presto la Stratos viene iscritta nel gruppo 5. Una particolarità: c'è chi dice che in realtà ci furono un po' di giri di carte e che questo traguardo, in realtà questi 500 esemplari di serie, non furono mai prodotti. Il motore con diverse elaborazioni del reparto squadre corse viene portato fino a 280 cavalli, un'auto che ha fatto la storia delle corse non solo della Lancia ma in generale, anche perché è affidata a piloti leggendari come il nostro Sando Munari o Marco Allen. Il motore fu più volte elaborato fino ad arrivare a una configurazione a 4 valvole per cilindro che consentì di raggiungere la potenza esplosiva di 320 cavalli. La Stratos, l'abbiamo detto, non un'auto pensata per fare successo sul mercato, ma per trasformare Lancia in un marchio ancora più leggendario nel mondo dei rally, nel mondo delle corse, e ci riesce con ben 3 titoli mondiali marche, nel 74, nel 75 e nel 76. Ma la voglia di correre di Lancia, nonostante la Fiat non fosse così entusiasta del reparto corse, non era affatto finita, anzi. Con la quinta Lancia del nostro documentario andiamo avanti di altri 10 anni e sbuchiamo negli anni 80 con un'altra auto assolutamente rivoluzionaria, un'auto destinata a lasciare a bocca aperta tanti concorrenti blasonati, a partire dai nostri amici tedeschi. È la Lancia 037, una auto che già di per sé è un pezzo di storia, perché è stata l'ultima auto a due ruote motrici a vincere il mondiale rally. Un'auto che nasce nobile fin dall'inizio, nasce con la camicia, sì, perché soltanto grandi nomi si occupano di questo progetto. Pininfarina del design, Dallara del telaio, Lancia supervisione, tiene insieme il progetto nel suo complesso, e Abarth si occupa della preparazione del motore. È un'auto che viene derivata dalla Beta Monte Carlo. La Lancia ha fretta di avere una nuova auto da corsa e decide di partire da una buona base. L'auto deve raccogliere nelle corse l'eredità di due giganti del motorsport dell'epoca, la Stratos e poi la 131 Abarth. Nell'82 arriva la versione di serie, anche qui fondamentale per poi omologare quella da corsa. Un'auto che era di serie ma era praticamente un'auto da competizione, con la targa, cofano anteriore in vetro resina, con la bombatura per raccogliere la ruota di scorta, e poi il motore, un 4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, doppio albero a camme e carburatore a doppio corpo e lubrificazione a carter secco. Lo capite, sono tutti dettagli un pedigree di un motore da corsa pensato per essere portato al limite, ma la sua vera particolarità era il fatto di essere sovralimentato per mezzo di un compressore volumetrico Volumex messo a punto dall'Abarth, quindi non il solito turbo. E il motore riusciva a erogare 260 cavalli, ma con diverse evoluzioni arrivò a sputare fuori 305 cavalli, tutti mandati su quelle povere ruote posteriore. Nella versione stradale ne vengono costruite 200, il minimo per consentire l'omologazione nel gruppo B della 037. Nell'83 arriva il titolo mondiale della 037 gruppo B, il mondiale Marche, il quinto per la Lancia, ed è un mondiale che ha un sapore per noi italiani e per la Lancia dell'epoca assolutamente delizioso, perché l'anno prima, nell'82, i tedeschi avevano vinto il mondiale con un'auto a quattro ruote motrici, l'Audi 4, e invece la Lancia riesce a vincerlo un anno dopo con le due ruote motrici e con un'auto anche meno potente. La Lancia dice: non siamo ancora pronti per fare l'integrale, quello dell'Audi è troppo rozzo, perché sostanzialmente è una trazione integrale gestita come se fosse un fuoristrada. Quando noi faremo l'integrale lo faremo come diciamo noi alla Lancia, quindi in maniera avveniristica, e lo faranno, ma con un'altra auto, l'S4. È
sì, è lei la sesta Lancia destinata a lasciare il mondo a bocca aperta. L'S4, il nome è già un programma. S come sovralimentata, 4 come le ruote motrici. Infatti è l'auto pensata per andare contro ai tedeschi, soprattutto contro l'Audi 4. L'S4 anche lei nasce nobile, con sangue blu che le scorre nelle vene, perché viene costruita dall'Abarth in Corso Marche, quindi da degli specialisti delle auto da corsa. La sua particolarità si nasconde anche qui nel motore, ma soprattutto nel sistema di sovralimentazione, perché quello che si inventano alla Lancia e all'Abarth è un qualcosa che non si è mai visto nella storia dell'umanità. Il motore infatti ha una doppia sovralimentazione con due differenze tecniche. C'è un compressore volumetrico Volumex che agisce ai bassi regimi, per esempio in uscita da un tornante, per avere una risposta del gas immediata. È il bello del compressore, perché è collegato all'albero motore, quindi non ci sono ritardi. E poi però più in alto arriva l'intervento di una turbina a gas di scarico, quindi di un turbocompressore KKK che interviene agli alti giri. Il risultato è esplosivo, l'auto ha sempre potenza ogni qualvolta che il pilota la va a chiedere, ed è ancora più esplosivo perché tutta questa potenza fino a 650 cavalli è ottenuta da un piccolo 1.8. Questo motore è il manifesto della genialità dell'ingegner Lombardi, a capo di questo progetto. Per gestire le temperature dei due compressori elevatissime si inventano degli scambiatori aria-aria che riescono a tenere le temperature costanti. Un motore quindi turbo e con compressore, lo vedremo tanti anni dopo su modelli di serie del gruppo Volkswagen, il 1.4 Twin Charge mi sembra che si chiamasse, però la Lancia l'aveva già inventato negli anni 80. La macchina si chiama S4, quindi ha la trazione integrale, fatta però come si deve, con due differenziali autobloccanti ZF che permettono di ripartire la coppia in una maniera molto più articolata e molto più efficace per i piloti che si trovano alla guida. L'auto è un mostro, un vero mostro, come erano dei mostri le auto del gruppo B. Arriva nell'85 sui terreni di gara e vince subito nel rally di Gran Bretagna al debutto, con una bellissima doppietta. Tutto è pronto per vincere il mondiale l'anno dopo, nel 1986. Lancia sa di avere l'auto da battere nel gruppo B, sa di aver creato qualcosa di assolutamente fuori dall'ordinario. Purtroppo però il pilota Toivonen, insieme al suo navigatore Sergio Cresto, muoiono in un terribile incidente. Un incidente che spingerà la federazione, gli organizzatori, a bandire per sempre le gruppo B, che effettivamente erano auto troppo esplosive, troppo pericolose, anche fin troppo veloci. Bellissime per noi appassionati, pericolosissime però per i piloti. Della S4 ne furono costruiti 200 esemplari stradali. La stradale aveva 250 cavalli. Chi ce l'ha oggi è un uomo non fortunato, ma fortunatissimo. Un'auto bella e dannata, l'S4, sicuramente la regina del gruppo B e una delle auto da rally più incredibili mai costruite. Dannata perché portò alla morte dei piloti e perché non riuscì mai a conquistare la corona del mondiale. Però Lancia aveva ancora tante idee da tirare fuori dal cilindro, e lo vediamo con la prossima auto. Tutti ricordano i fasti di Lancia nei rally, ma in realtà questo marchio automobilistico è riuscito a lasciare il segno anche in altre competizioni automobilistiche. Abbiamo visto la Formula 1 negli anni 50 e poi più avanti anche nell'endurance, nelle competizioni di durata con gli sport prototipo. L'auto che voglio raccontarvi, la settima, è la LC2, una delle mie auto da corsa endurance preferite di sempre, pensata per arginare anche qui l'egemonia dei tedeschi, non dell'Audi in questo caso, ma della Porsche nell'endurance. La LC2, lo dice il nome, nasce dopo la LC1, che era sempre uno sport prototipo ma aperto, barchetta. La LC2 deve ottemperare ai nuovi regolamenti e diventa chiusa. È un'auto da corsa spaventosa. Ferrari, nonostante alcune resistenze, riesce, si convince a concedere il suo prestigioso V8 3 litri alla Lancia, e glielo dà da preparare per appunto la LC2. La Lancia si affida ancora una volta agli specialisti della Abarth per la preparazione di questo poderoso 8 cilindri e in men che non si dica, in Corso Marche ci piazzano due bei turbocompressori KKK. In gara la LC2 riusciva a sputare fuori 680 cavalli di potenza, ma in qualifica
classica, questo sport prototipo poteva arrivare anche a 850 se non a 1000 cavalli. Pensate cosa dovevano affrontare i piloti per portare al limite un'auto di questo tipo negli anni 80. Il telaio è dall'Ara ed è una monoscocca in alluminio con telaio anidro d'ape, non siamo ancora negli anni della fibra di carbonio. La scocca invece è in Kevlar, l'auto comunque leggerissima, pesa soltanto 850 kg. Questo pedigree così nobile consentì all'LC2 di trasformarsi nell'unico prototipo in grado di tenere a testa alle Porsche, alla 956 e poi alla 962. Anche lei però un'auto sportiva un po' bella e dannata nella storia Lancia, perché non riuscì mai a vincere la 24 ore di Le Mans, la gara più nobile dell'Endurance, ci andò vicino più volte senza mai però raggiungere la corona d'alloro. In 4 stagioni, in ogni caso, l'LC2, che era un vero osso duro, riesce a raccogliere 11 giri veloci, 13 pole position e 3 vittorie. Lancia riuscì a costruire soltanto 7 LC2, di cui 6 nella meravigliosa livrea Martini Racing, tutt'oggi attuale e tutt'oggi indimenticata. Chiudiamo la parentesi con le gare Endurance e torniamo a infangarci con i rally, perché Lancia ha ancora un bel po' di capitoli da scrivere nel libro del motorsport. Nel 1979 la Lancia è pronta a lanciare sul mercato un nuovo modello. Nessuno in questo momento si è ancora accorto che sarà destinato a lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati e nella storia dell'automobile. Nasce la Delta, un'auto pacifica nella sua versione tradizionale, con motore trasversale 1300 o 1500, sospensioni a ruote indipendenti, ormai un must sulle Lancia. Un'auto dal design squadrato, siamo alle porte degli anni 80, ma incredibilmente elegante a differenza di altre proposte dell'epoca. Di solito un design squadrato è pesante, difficile da digerire. La Delta invece è assolutamente filante, e qui si vede la matita geniale di Giugiaro, che ne firma appunto il design. Bisogna aspettare però un po' di anni per vedere nascere il modello che poi consacrerà la Delta agli annali, esattamente il 1986, l'anno in cui arriva la prima Delta 4WD con il motore 2000 turbo derivato dalla Tema Turbo, che inizialmente aveva 165 cavalli. La variante a trazione integrale 4WD, all'inizio si chiamava così, della Delta aveva una meccanica molto nobile, perché aveva ben 3 differenziali: uno anteriore libero, quindi diciamo tradizionale, uno centrale epicicloidale accoppiato a un giunto viscoso Ferguson e poi uno posteriore Torsen, quindi autobloccante. La macchina viene pensata come sempre di serie, ma poi per partecipare nelle corse. Debutta nel 1987 nei rally e domina fin da subito tutta la stagione. Già nell'87 prende il nome di Delta HF integrale 8 valvole, rivediamo quindi l'acronimo HF a cui tutti noi siamo affezionati. Si passa a 185 cavalli, cresce anche la velocità massima, 215 km/h, e cambia, inizia a cambiare un po' anche l'estetica. I passaruota sono più larghi e la gestione della sovralimentazione diventa più sofisticata. E nell'89 poi arriva un'ulteriore evoluzione, l'integrale 16 valvole, come dice il nome. Il motore è dotato di una nuova testata, 4 valvole per cilindro, il turbo ora ha l'intercooler, si riesce quindi a ottenere maggiore potenza, 200 cavalli, e aumentano le prestazioni. E poi non posso non citarla, la Deltona, l'HF integrale evoluzione o Evo per gli appassionati, con il mitico logo HF verniciato di giallo, riconoscibilissima la evoluzione perché ha le carreggiate più larghe e i famosi passaruota bombati con gli sportelli posteriori che integrano parte integrante di questi nuovi passaruota, e poi nuovi fanali, 210 cavalli. Qual è la particolarità della Delta integrale? Beh, che a differenza del passato Lancia è un'auto che riesce a conquistare sì tantissime vittorie nel motorsport, ma anche a togliersi tante tante soddisfazioni con il modello di serie, che infatti è un modello che avrà grandissimo successo e ancora oggi ha un valore inestimabile sul mercato dell'usato, degli appassionati delle auto d'epoca. La Delta integrale vincerà il mondiale rally per 6 volte di fila, dall'87 al 92. È l'auto che tutti noi ricordiamo guidata in gara da Miki Biasion. Abbiamo ricavato dagli archivi Lancia delle immagini spettacolari dell'epoca delle varie Delta impegnate in gara, e quindi godiamocele fino in fondo, anche perché sono le ultime che vedranno Lancia impegnata nelle corse. We'll be right back.
Vi prego di non essere tristi, anche se abbiamo chiuso la parentesi sportiva e gloriosa della Lancia nel mondo delle corse. E non siate tristi perché comunque abbiamo ancora altri modelli che ci fanno venire la pelle d'oca, almeno a me, anche se sono modelli di serie. Siamo sempre a metà degli anni 80, 1984, la Lancia presenta la Tema, quindi la sua ammiraglia, un'auto secondo me di lusso e di gran classe. Sfrutta, è vero, delle piattaforme del gruppo Fiat a trazione anteriore, ma riesce comunque a fare la differenza, riesce comunque ancora a profumare di Lancia. Ci sono tre motori benzina e anche un diesel turbo al lancio, e ci sarà poi anche Station. I tre benzina sono un 2000, un 2000 turbo e un V6, e il diesel il 2.5. Ovviamente però la più estrema, quella di cui vi voglio parlare in questo documentario, è la 832 Ferrari. Mi piace parlare di quest'auto perché racconta ancora una volta il legame profondo e fecondo di Lancia con Ferrari. Abbiamo visto la D50, la Formula 1 degli anni 50 con Ascari e Fangio, abbiamo visto la Stratos che aveva il motore della Dino, e ora abbiamo la Tema. Alla Lancia riescono a convincere gli uomini Ferrari a farsi dare il motore 8 cilindri, diciamo della Mondial e della 308, e riescono a ingegnerizzarlo con un colpo di genio italiano e a ficcarlo nel vano motore della Tema. Quali erano le criticità? Beh, intanto le dimensioni del vano motore, che erano ristrette per un motore così grande, e poi soprattutto l'adattamento per renderlo sfruttabile da una trazione anteriore. Ci riescono e nasce così la Tema Ferrari, un'auto che nonostante fosse tutta avanti riusciva a strappare lo 0-100 in 6,8 secondi, numeri importanti per gli anni 80. Un'auto che era elegante, vi dicevo, profuma ancora di Lancia, e una testimonianza di questa eleganza intelligente secondo me si nasconde nel mitico alettone mobile posteriore, perché in condizioni normali l'auto rimaneva elegante come una classica Tema e diventava cattiva, tamara, soltanto quando serviva, si azionava un comando, e a quel punto, solo a quel punto, usciva un alettone. Della Tema Ferrari ne furono prodotti soltanto 3.520 esemplari. Fortunati voi che ne avete una in garage. Aveva 215 cavalli, arriva nel 1986, qualche anno dopo la Tema normale, e 215 cavalli, una potenza che oggi ci fa sorridere, ma per l'epoca era un valore importante, e un valore che la trasformava nella berlina a trazione anteriore più potente del mondo dell'epoca. Anche qui mi è scesa una lacrima, pensate oggi quali sono invece i valori di potenza in campo. 200 cavalli ce li ha praticamente una hot hatch di segmento B oggi, ma all'epoca era tutto diverso. L'altro aspetto che mi colpisce ogni volta che ristudio riguardo la Tema Ferrari sono gli interni. Qui sì che riscopro una vera Lancia. È vero, l'architettura era Fiat, ma dentro la Lancia fa di tutto per lasciare il segno. Lo vediamo con un'eleganza della plancia, dei materiali, dei sedili veramente commovente, un'eleganza che mi manca, che vorrei ritrovare anche sulle auto di oggi, che invece secondo me strillano sempre un po' troppo. Qui abbiamo radica, pelle, poltrona Frau morbidissima e il telefono col bracciolo, che fa molto anni 80 e che all'epoca faceva molto figo. La Tema 832 Ferrari è una di quelle Lancia che iniziano a essere controverse, perché da un lato grida con tutte le sue forze la sua appartenenza al marchio Lancia, dall'altro deve fare i conti con le sinergie col gruppo Fiat, come dovrà fare la decima auto che ho scelto di raccontarvi oggi. Eh sì, perché qualche anno dopo la Tema è il momento della Dedra, che arriva nel 1989. Non saltate subito sugli scudi e non arrabbiatevi, perché secondo me la Dedra rimane una vera Lancia, per molti addirittura l'ultima vera Lancia. So bene che il pianale era lo stesso della Tempra, della Fiat Tempra e della Alfa 155, un pianale derivato dalla Tipo, però come la Tema, secondo me anche la Dedra aveva tutta una serie di contenuti che riuscivano in qualche modo a esprimere ancora, seppur in maniera limitata, la filosofia Lancia. Intanto voglio parlare del design, che secondo me per certi aspetti è ancora attuale. È invecchiata bene la Dedra grazie a superfici molto levigate, semplici. Lo sapete, le cose semplici sono quelle più eterne. Più il design diventa arzigogolato, più si rischia di invecchiare male. La Dedra invece è ancora oggi bella da vedere, secondo me. E poi dentro aveva
comunque delle innovazioni interessanti per l'epoca, come la strumentazione a cristalli liquidi, che era molto futuristica ma manteneva comunque un'impostazione simile all'analogico per non sconvolgere troppo il cliente Lancia, che era un cliente molto tradizionalista. Poi c'era stata un'attenzione molto particolare nella progettazione dei sedili e nella scelta dei tessuti, anche questa una particolarità delle vere Lancia. Un'auto che arriva alle porte degli anni 90 e quindi progettata in maniera moderna, facendo ricorso a tecnologie informatica all'avanguardia, almeno per l'epoca. Aveva ricevuto delle cure, delle attenzioni particolari la Dedra per l'insonorizzazione, e quindi era un'auto che appunto prestava molta attenzione al comfort. Lancia dichiarava all'epoca di aver effettuato 7 milioni di chilometri di test complessivi prima di mettere in commercio la Dedra, proprio per puntare molto sull'affidabilità. Le scocche erano controllate al laser, una tecnologia che oggi è ovviamente comune negli stabilimenti di produzione, ma all'epoca faceva notizia. L'auto effettivamente si dimostrò affidabile, la storia ci restituisce un'auto affidabile dal punto di vista meccanico, un po' meno leggendo anche i pareri di chi l'ha avuta dal punto di vista elettronico. Ma parlando dei motori, avevamo 1600, 1800, 2000 più anche un 2000 turbo diesel. Forse questo era il vero talone d'Achille della la Dedra, motori un po' fiacchi, da 90 a 120 cavalli, forse ci voleva qualcosa di più per onorare il grande passato della Lancia. Velocità massima oscillavano tra 180 e 200 km/h, un'auto attenta all'aerodinamica, anche qui vediamo tanta cura, tante risorse investite nella progettazione, inutile nascondersi. La Dedra non era di sicuro un'auto sportiva, non era un'auto che rendeva omaggio alle vittorie che la Lancia in quegli anni stava continuando a raccogliere nel mondiale, era un'auto che puntava di più sull'eleganza e quindi ci si affidava più a delle suggestioni, come dimostra questa pubblicità, secondo me commovente a suo modo, dell'epoca. Lancia Dedra, l'auto supera la strada. Abbiamo ripercorso attraverso 10 dei modelli più sensazionali la storia del marchio Lancia, il marchio sicuramente più interessante, almeno da un punto di vista storico e documentaristico, che abbiamo in Italia, e però uno dei marchi più dimenticati e meno raccontati. Per questo ho adorato girare questo video, un video che ci ha dimostrato ancora una volta come sia sbagliata l'idea di un marchio Lancia abbinato soltanto all'eleganza, come si è fatto poi negli ultimi anni della gestione Fiat. Il marchio Lancia era tutt'altro, certo, un marchio che ha sempre puntato sull'eleganza, ma anche tantissimo sulle competizioni, sull'innovazione, sulle prestazioni, sulla sportività, e credo che oggi siamo riusciti a dimostrarvelo almeno un po' in questo video. Col tempo questo legame così viscerale con la ricerca dell'innovazione a ogni costo, delle alte prestazioni, con la sete di vittoria del motorsport, si è andato via via sempre più affievolendo, sempre più allentando. Ma chissà, magari in futuro Lancia potrà tornare almeno in parte ai fasti del passato. Sicuramente merita di più di quello che è diventato oggi, e la fusione del gruppo FCA con il gruppo PSA potrebbe offrire uno spiraglio di speranza. Io ci credo, ci spero, perché Lancia se lo meriterebbe davvero. Voi come la pensate? Vi è piaciuta questa nuova retrospettiva in quarantena? Raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Avete avuto una Lancia? Adorate il marchio Lancia? Raccontatemi i vostri pensieri. Ciao, al prossimo video. In quarantena.